Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno. Del volere divino, è stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, capitoli, volume 1, capitoli 71 e 72. Dopo ciò mi disse, vieni, o figlia, vieni a fare penitenza dei tuoi peccati col baciarmi le piaghe. Tutta tremando mi alzai e gli baciai le sue sacratissime piaghe, poi mi disse, figlia mia, sii più vigilante ed attenta perché oggi ti do la grazia di non cadere più nel peccato veniale volontario. Poi mi fece altre esortazioni che non tanto ricordo bene, disparve. Chi può dire gli effetti di questa confessione fatta al nostro Signore? Mi sentivo tutta inzuppata nella grazia e mi lasciò tanto impressa che non posso dimenticarmene, ed ogni qualvolta me ne ricordo, mi sento correre un brivido nelle ossa ed insieme prendere da raccapriccio nel pensare qual è la mia corrispondenza a tante grazie che il Signore mi ha fatto. Altre volte il Signore si è benignato di darmi Lui stesso l'assoluzione. Ora, prendendo la forma del sacerdote, ed io mi confessavo come se fosse sacerdote, sebbene vi sentivo diversi effetti, e dopo terminata si faceva conoscere che era Gesù.
Ed ora svelatamente ci veniva facendosi conoscere anche da principio che era Gesù. Qualche volta pure prendeva la forma del confessore, tanto che io mi credevo di parlare con lui e vi dicevo tutti i miei timori, i miei dubbi, ma dal rispondermi che mi faceva, dalla soavità della voce intramezzata, or come quella del confessore, or come quella di Gesù, dal suo amabile tratto e dagli effetti interni, lo scoprivo per quello che era. Ah, se io volessi dire tutto su di queste cose, andrei troppo per le lunghe. E perciò finisco e faccio punto. Ricordo che ci fu la seconda guerra tra l'Africa e l'Italia, e il benedetto Gesù un giorno, circa 9 mesi prima, mi trasportò fuori di me stessa e mi fece vedere una lunghissima via ripiena di carne umana, immersa nel sangue che a fiumi inondava quella via. Faceva orrore a vedere quei cadaveri esposti all'aria aperta senza avere neppure chi li seppellisce. Io, tutta spaventata, dissi a nostro Signore: che sarà? Che cos'è questo? E lui: nell'anno seguente ci sarà la guerra. Se ne servono della carne per offendermi ed io sulla loro carne voglio fare le mie giuste vendette. Disse altre cose, ma la lunghezza del tempo non me le fa ricordare. Ora avvenne che, passato quel periodo di tempo, si incominciò a sentire che tra l'Africa e l'Italia si faceva la guerra. Io pregavo il buon Gesù che risparmiasse tante vittime e che avesse pietà di tante anime che andavano all'inferno. Una mattina, secondo il solito, mi trasportò fuori di me stessa e vedevo che quasi tutta la gente erano convinti che doveva vincere l'Italia. Mi parve di trovarmi a Roma e vedevo i deputati che tenevano consiglio tra loro del modo come dovevano menare innanzi la guerra per essere sicuri di far vincere l'Italia. Erano tanto gonfi di loro stessi che facevano pietà. Ma quel che più mi fece impressione era il vedere che questi tali quasi tutti erano settari, anime vendute al demonio. Che tristi tempi, pareva proprio che regnava il regno satanico e la loro fiducia, anziché metterla in Dio, la mettevano nel demonio. Ora, mentre si stavano consigliando, il mio benedetto Gesù disse a me: andiamo a sentire che si dicono. E mi parve di entrare nel loro circolo insieme con lui. Gesù passeggiava in mezzo a loro e versava lacrime sul misero loro stato. Quando ebbero finito di consigliarsi del modo come dovevano fare, menando vanto di essere sicuri della vittoria, allora Gesù si voltò a loro e disse minacciandoli: fidate di voi stessi e perciò vi umilierò questa volta. L'Italia perderà. Questi due capitoli che abbiamo visto, siamo ormai al termine del primo volume, perché nei capitoli seguenti Luisa riprende la famosa novena di Natale con cui aveva iniziato questo volume, a pagina 6. E quindi praticamente questi sono gli ultimi due testi, diciamo, da meditare del primo volume. Il primo conclude, riprende la meditazione di ieri, ricorderemo la confessione fatta a Gesù in persona, e poi c'è questo ultimo capitolo che è molto dolorosamente istruttivo, ecco, potremmo dire così, e che dà da pensare. E anche da rettamente e correttamente meditare. Cominciamo dagli effetti, ecco, della confessione fatta con Gesù, anzitutto la penitenza che Gesù stesso gli dà. Vieni, o figlia, vieni a fare penitenza dei tuoi peccati col baciarmi le piaghe. È chiaro che, da quello che si capisce, tutta tremando mi alzai e gli baciare le sue sacratissime piaghe. Questa è esperienza che Luisa ha fatto direttamente con il Signore, quindi l'ha fatta in maniera straordinaria e soprannaturale. Ecco, però anche qui, tenendo sempre presente lo stesso principio, che il soprannaturale ha sempre delle forme ordinarie per essere certamente ad un grado, ad con un'intensità differente vissuto. Noi non solo che possiamo, ma come altre volte ho raccomandato, questo gesto del bacio alle piaghe di Gesù è di una portata santificante straordinaria.
Io consiglio, insomma, generalmente alle anime che il bacio delle cinque piaghe sia la prima e l'ultima operazione fatta quando ci si sveglia la mattina e quando si va a dormire. Basta semplicemente avere un crocifisso a portata di mano. E per chi fa le ore della passione, esercizio da praticare tutte le volte che i passaggi delle ore della passione ci portano a manifestare i baci al Signore. Ecco, noi non dobbiamo relegare queste cose come atti di sterili devozionismi o come atti, come dire, quasi un po' infantili o di cui vergognarci. Certamente queste sono cose che si compiono nel segreto, no, della nostra vita interiore, quindi un po' non è né bene né opportuno, insomma, ecco, a volte compierli pubblicamente certi gesti, a meno che le circostanze, insomma, non suggeriscano di poter fare diversamente. Dipende poi anche dal contesto, no? Quindi dalla vicinanza, diciamo così, che abbiamo, perché ci sono contesti e contesti. In ogni caso, questo gesto è sommamente santificante, perché il bacio è l'espressione più innocente, poi tra l'altro, dell'amore. Abbiamo visto tantissime volte questa forma di comunicazione tipica tra Luisa e Gesù, che era una comunicazione tra l'altro reale. Ho avuto già modo di dire in altre circostanze che qualche anima un po' poco formata e anche un po' poco dentro la scuola del Divino Amore, si scandalizza di queste cose qui. Non è Luisa l'unico fenomeno della vita al femminile, specialmente di sante mistiche, che prevede queste modalità. Non è né l'unico, né il primo, né l'ultimo. E noi non dobbiamo pensare a queste cose con il filtro, diciamo così, dell'umana concupiscenza, perché non c'è. Ecco. Il bacio di per sé è espressione dell'amore umano, espressione umana, diciamo così, dell'amore, non dell'amore umano, più bella che ci sia, cioè il bacio che si danno tra madre e figlio, tra figlio e madre, tra fratello e sorella. I primi cristiani avevano questo, ce lo dice il Nuovo Testamento, no? San Paolo dice: salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo. E certo, il bacio a Gesù è un bacio di amore santo, ecco, di amore ardente, di amore intenso, quindi è una cosa del tutto particolare. Però noi dobbiamo sempre tenere presente, questo è come quando si fa un atto di amore a Gesù, quando si dice Gesù ti amo, che c'è un principio morale assolutamente ineccepibile e certissimo, ecco. Cioè che ogni atto che noi compiamo aumenta la virtù di cui quell'atto è espressione. Cioè, se io faccio un atto di amore vuol dire Gesù ti amo. Fatto quell'atto, cioè l'amore che io ho a Gesù oggettivamente aumenta, anche se io non me ne accorgo. Capite? La stessa cosa, se io do un bacio alle piaghe di Gesù, l'amore che io ho a Gesù e la gratitudine che ho nei confronti della sua passione, eccetera, aumenta. Se non lo faccio, non aumenta. Se addirittura faccio il contrario, diminuisce. Se lo disprezzo, sono indifferente, sappiamo benissimo che Gesù non è contento. Ecco, e bisogna fare anche attenzione perché l'espressione dell'affettività, secondo gli scritti del Nuovo Testamento, perché i pagani erano tra le varie accuse sante che gli venivano rivolte, era quello di essere insensibili, cioè privi di affetto. Ne parla anche San Luigi nel Trattato della Vera Devozione, quando dice che la devozione alla Madonna è tenera, è tenera ed affettuosa. Immaginiamo, insomma, no? Come potesse essere il cuore della Madonna. Proviamo a immaginarlo, cioè qui sarebbe molto molto
Interessante che nella nostra meditazione noi ci facessimo una rappresentazione, ma noi che immagine ci abbiamo di Gesù e di Maria? Sotto questi punti di vista, no? Che immagine abbiamo? Quindi, tutta tremando, chiudiamo questo argomento, se no. Però ricordiamole queste cose. Tutta tremando mi alzai di baciare le sue sacratissime piaghe e Gesù disse, vedete il regno della divina volontà, ti do la grazia da oggi di non cadere più nel peccato veniale volontario. Noi sappiamo dagli scritti di Luisa che nel regno della divina volontà non esiste, non può esistere il peccato. Questo non significa, è bene ogni tanto ricordare e richiamare, come sembra che da qualche parte, o da parte di qualcuno un po' avventato e sprovveduto, sia stato detto che si mette nel dimenticatoio il sacramento della confessione, perché teniamo presente tra l'altro gli insegnamenti dei maestri di spirito, cioè una santa Gemma Galgani, lo sapete che della confessione non si può parlare quando uno è ancora vivo, quando uno è morto cadono i veli. A meno che, insomma, il confessore di Santa Gemma non facesse peccati mortali da scomunica. Il confessore di Santa Gemma Galgani, io l'ho letto personalmente, scrive nelle sue memorie che Santa Gemma si confessava una volta a settimana, come da raccomandazione di tutti i più provati maestri di spirito, per chi vuole fare un cammino intenso di santificazione, la confessione deve essere settimanale, per chi vuole fare un cammino intenso. Lui diceva che Santa Gemma confessava tra le lacrime, lui ha detto queste testuali parole: non mi ha mai confessato un peccato veniale, mai. Ma non perché non voleva, perché non li faceva. Mi confessava tutte imperfezioni, solo imperfezioni e quasi tutte involontarie. Eppure si confessava una volta a settimana. Secondo i maestri di spirito, anche una tentazione può essere oggetto di confessione, anzi è bene che lo sia. Anche se non c'è stato un peccato reale. Quindi capite che l'ambito con cui si usa il sacramento della confessione, da parte insomma delle persone che desiderano crescere nella virtù, è chiaro che è distinto da come usa il sacramento della confessione il, tra virgolette, peccatore in senso stretto, ma non può e non deve in nessun modo essere archiviato, né questo, ne abbiamo già parlato in altre meditazioni, né nessun altro sacramento. Cioè, quando Gesù dice che la più alta forma di comunione con lui è fare la divina volontà, che è ancora più profonda e più grande della comunione sacramentale, questo non vuol dire, dice, bene, da oggi in poi non facciamo più la comunione, no? Ecco, quindi mai attenzione, queste sono operazioni diaboliche che cerca sempre, diceva San Luigi Monforte, dice, quale devozione attacca di più il demonio facendo fare un sacco di guai, l'ha fatto anche con le devozioni mariane, cioè con la Totus Tus, la fa trasformando in una barzelletta, in una pratica devota senza nessun'anima, oppure valorizzando e disordinatamente valorizzando la figura della Madonna, che è stata una delle motivazioni contingenti per cui la proclamazione di San Luigi Monforte, dottore della Chiesa, è rimasta sospesa, no? Perché alcuni scriteriati, facendosi forte dei suoi scritti, hanno cominciato a vaneggiare, quindi dicendo delle cose assolutamente fuori luogo della Madonna e interpretando in maniera assolutamente inaccettabile, ecco, il loro modo di intendere e di vivere la consacrazione. Quindi, e San Luigi diceva che il demonio non si scatena contro le devozioni solide, capite? Cioè cerca di contraffare l'oro, d'accordo? Non cerca di contraffare il nickel. E sicuramente anche in questi scritti di cielo fa le sue operazioni per distruggerle, come dire, avvelenandoli dal di dentro. E è un'operazione a cui nessuno di noi, mi raccomando, presti mai ausilio o il fianco. Tutte queste esperienze che Gesù le fa fare, anche di queste confessioni straordinarie a Luisa, fanno viceversa comprendere il valore fondamentale del sacramento della confessione,
tenuto da Gesù in altissima stima e ci fanno anche comprendere, certo, lei molte volte vedeva Gesù in persona, altre volte no, ma noi dobbiamo essere fermamente convinti che nella fede che Dio è il confessore, Gesù in persona c'è sempre, così come quella scena che abbiamo visto ieri, che quando riceve l'assoluzione c'è un bagno di sangue che lava l'anima, questo accade sempre, ecco, senza nessun tipo di dubbio. Sapete che le cose soprannaturali come mettono a contatto diretto e sensibile, percepibile l'anima con i misteri che ordinariamente sono coperti dal velo della fede, ma sono gli stessi identici misteri. È come quando Gesù permette un miracolo eucaristico, ma il miracolo eucaristico non è altro che visibilizzazione, d'accordo, di ciò che accade in ogni messa sempre. Anche se non c'è nessun'ostia trasformata in carne viva, nessun sangue che cade sull'altare o cose del genere, no? Ecco, qualche breve considerazione su questo, se vogliamo, inquietante capitolo della guerra. Ora, al di là di alcune affermazioni che vanno puntualizzate perché siano rettamente interpretate, vediamo un attimo il contesto. Il contesto è questo: che cosa succede? Perché scoppiano le guerre? E in che senso anche Gesù parla di giuste vendette? Un'espressione, insomma, che sembra stonare sulle sue labbra. Allora, la dinamica dei processi del male è, se uno la capisce bene, molto molto semplice, anche il modo con cui opera la divina giustizia. Anche qui, per me personalmente, fu molto illuminante leggere una parte non del Trattato della Vera Devozione, ma del Segreto di Maria, dove San Luigi usò un'espressione che mi fece molto pensare. Ed è questa, che i demoni, lui, quando parlava della triplice forma di schiavitù, no? Lui diceva, c'è cioè la schiavitù naturale. Parlava nel 1600, c'erano ancora, alla fine del 1600 c'erano ancora dei residui della schiavitù, proprio schiavitù che noi conosciamo, no? C'è la schiavitù naturale, uno nasce come schiavo e vive come schiavo e questa non c'ha nessun merito. Poi c'è la schiavitù forzata, usa questo termine. Dice, in questo senso sono schiavi i demoni. Pensate, i demoni sono schiavi forzati. A noi ci sembra che fanno tutti quanti le mambase, tutto quello che pare, e sono schiavi forzati perché hanno una libertà molto limitata d'azione e volenti o nolenti devono farla per forza in certe circostanze la volontà di Dio e sono da Dio stesso utilizzati, attenzione, come strumenti di esecuzione delle sentenze della sua giustizia. Io sono rimasto molto tempo a pensare a questo, ma che cos'è sta cosa? E quando poi misi insieme un pochino di tasselli, no? Perché dico, che significa? Qui Gesù si vendica. Quindi Gesù dice, ah, siete stati cattivi, adesso vi faccio vedere io, vi mando io la guerra, sono io la causa diretta delle carneficine di sangue. Un pensiero di questo genere è chiaro che ci ripugna, no? Non può essere interpretato in maniera così diretta e glossolana. Che cosa succede allora? Una cosa molto semplice. Ogni peccato è un amen detto al demonio ed è un no detto a Dio. È lo stesso discorso che abbiamo fatto per le virtù. Se io, qui parla, ripiena di carne umana, dice, se ne servono della carne per offendermi. Ogni peccato di carne e di sesso, per essere proprio, è un amen detto al demonio. Amen detto al demonio che a me mi rende più schiavo di lui e al demonio fa acquisire maggiore potere sulla mia anima. Potere di fare cosa? Di farmi del male. E non dobbiamo prendercela con il Padre Eterno, cioè perché il demonio fa fare, perché il Padre Eterno fa fare del male ai demoni? No, no, siamo noi che facciamo fare del male ai demoni. Sapete quanta gente va a parlare con i preti che si trovano, ed è vero, in un mare di guai, situazioni, eccetera, o che hanno paura dei malocchi, delle cose a destra, dico, senti un po', se uno vive in grazia di Dio, veramente però, non deve avere paura di niente, perché il demonio non ti fa niente, non ti può fare niente, se non quel poco che Dio gli permette per il tuo bene. Guardiamo le vite dei santi, no?
esempio, Padre Pio è stato vessato dal demone, attenzione, ma l'anima di Padre Pio in mano al demone c'è stata mai? Quindi, la vessazione che significa che il demone che Dio gli concede di andargli a dare fastidio o usare anche delle forme di violenza, ma come del resto è successo nella passione di Gesù, ma perché? Per la salvezza dei peccatori. Capite? Non perché Padre Pio se le meditasse quelle cose lì, capite? Ecco, invece, quando c'è un peccatore peccatore, il male che subisce dal demone non è come quello che Dio permette a Padre Pio, quindi che è una permissione divina finalizzata alla santificazione di Padre Pio e alla conversione di tante anime. No, cioè il male che il demonio ricambia all'uomo quando l'uomo si mette volontariamente nelle sue mani peccando è un male meritato, così come la condanna all'inferno se uno muore in quello stato. Cioè tu ti sei andato a cercare rogna, capite? Allora, che succede? I peccati degli uomini aumentano, 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 aumentano. Il demonio non vuole altro che la distruzione. Il signore della guerra è il demonio. Il demonio non vuole altro che la distruzione della razza umana e tra l'altro che tutte le anime della razza umana se ne vadano all'inferno. Questo sarebbe il suo sogno, d'accordo? Vuole vederci soffrire qui e soffrire eternamente dannati all'inferno. E il motivo per cui fa questa cosa lo sappiamo tutti quanti, perché non gli è andato giù il fatto che il verbo si è fatto carne e che la creatura utilizzata, se mi si perdona il termine da Dio, per questa operazione è un essere umano. Che per questa stessa sua funzione viene immediatamente elevata al di sopra degli angeli compresi e che deve essere anche da loro venerata. Da quel momento Satana ha dichiarato guerra alla razza umana in questo senso. Solo che la guerra gliela può fare soltanto a condizione che le nostre umane volontà si mettano dalla parte sua, perdendo la grazia di Dio. E questo lo fanno tutti, purtroppo. Ieri abbiamo visto l'orrore del peccato, noi non ci rendiamo perché oltre l'orrore del peccato non è soltanto la quantità impressionante, nauseabonda di male, di deformazione che produce nell'anima di chi lo compie e traborda anche fuori di sé. La riconciliazione e penitenza di Giovanni Paolo II. Ogni peccato, anche di pensiero, fa diventare peggiore il mondo e deturpa l'immagine della Chiesa. Anche di pensiero, anche non esternato. Ma c'è un altro aspetto che ogni peccato che noi commettiamo dà forza al demonio. Dà forza al demonio sotto due punti di vista, gli dà maggiore potere sulla mia anima in quanto tale e gli dà maggiore potere sul mondo in quanto tale. Questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa e così capiamo che quando succede qualche guaio, con tutti ce la dobbiamo prendere, meno che con il Padre. Che cos'è la vendetta e la giustizia divina? Semplicemente che, anziché, allora, quando tu dai talmente tanto potere al diavolo che col potere che ha può scatenare il finimondo perché gliel'hai consentito tu, quindi eccitando gli animi gli uni contro gli altri e scatenando le guerre, Dio potrebbe fermarlo, d'accordo? Ma non lo fa. Quindi lasciando semplicemente che l'esito delle libere scelte faccia il loro corso. È vero che per le preghiere, ecco perché bisogna sempre pregare per le preghiere, la mortificazione dei giusti, a volte il Signore si muove a misericordia, dice no, blocchiamolo comunque, a causa di questi buoni che stanno pregando per loro, rimandiamo, facciamo qualcosa. Ma altre volte, quando giudica che è meno peggio lasciare che le cose facciano il loro corso, e piuttosto che fermarle, e questo è meno peggio perché ne va di mezzo la salvezza almeno di qualcuno, Dio opera in questo modo. Questo dobbiamo ben comprenderlo, questo qui, perché altrimenti abbiamo un'immagine distorta, completamente distorta, di Dio e della sua giustizia. Né possiamo, esulare il problema ignorando che esiste una divina giustizia. C'è, anche se oggi non è molto popolare parlarne, ma appunto l'espressione del Montfort usa i demoni come esecutori delle sue sentenze. Cioè, in che senso? I peccati degli uomini gli danno tutta quella forza, tutto quanto quel potere. Ma immaginiamo la scena tipo quella che si legge nel libro di Giobbe, no? Nel libro di Giobbe Satana va da Dio a chiedergli: guarda che c'è questa quel giusto, adesso ti faccio vedere io se rimane ancora giusto, dammi il permesso di torchiarlo un po' e vediamo se continua a essere fedele. E Dio glielo dà. E sappiamo tutta la storia di Giobbe, no? Quando succede una roba del genere,
Cioè, quando la malizia degli uomini ingrassa i demoni fino a dargli il potere di... Il demonio deve chiedere a Dio comunque il permesso, perché anche su quello, di scatenare tutto quanto il suo potere. E Dio non sempre glielo dà. Anzi, per tornare a Padre Pio, questo per capire come la misericordia è sempre prevalente sulla giustizia, e quindi che abbiamo una corretta immagine di Dio. Padre Pio diceva che se i demoni potessero fare tutto il male che vogliono fare agli uomini e che potrebbero fare agli uomini per quanto gli uomini sono stupidi, il pianeta Terra non avrebbe che qualche secondo di vita. D'accordo? Per contenere tutta quanta la loro rabbia e il loro furore. Così come diceva quando diceva quanti sono i demoni, se potessero prendere forma visibile oscurerebbero la luce del sole. Quindi, però, ecco, il potere glielo diamo noi. E come dire, la provocazione per la divina giustizia siamo sempre noi. Peccati su peccati, su peccati, su peccati. Per cui se tante cose brutte non accadono, dobbiamo ringraziare continuamente il Signore che nella sua bontà e misericordia, nonostante che noi facciamo di tutto per andare a cercarci guai e per andare a metterci in un mare di guai, interviene, opera, non permette ai demoni di fare tutto quanto il male che ci vorrebbero fare, eccetera, eccetera, eccetera. Voi sapete che i maestri di spirito, e dicono bene, dicono che anche all'inferno giunge la misericordia di Dio. Nel senso che Dio non permette ai demoni di tormentare un dannato che va all'inferno non perché ce lo manda Dio, ma perché il demonio si prende ciò che è suo, capite? Ciò che è stato volontariamente suo e che fino alla fine non ha fatto, è stato capace neanche di fare un atto di richiesta umile di misericordia a Gesù, perché queste sono le condizioni per andare all'inferno. Ma comunque la cattiveria dei demoni non si può sfogare sull'anima del dannato più di quanto se l'abbia meritato. Capite? Per cui se uno è andato all'inferno, adesso facciamo un esempio sciocco, per due peccati mortali di cui non si è pentito e che non ha confessato, diverso da un dannato che ha fatto una vita, come dire, di una parte da tutti i colori senza fare un minimo atto di pentimento. Perché il primo pur soffrendo molto, ma soffre di meno. E la stessa cosa succede in paradiso con i gradi di gloria. Ecco, terminiamo queste meditazioni. Ecco, nella divina volontà sono contenute in maniera assolutamente semplice. Noi esseri umani purtroppo dobbiamo fare queste meditazioni per poter raccapezzarci qualcosa, ma in Dio è tutto assolutamente semplice. Ecco. Però la misericordia e la giustizia sono entrambi presenti in questo modo mirabilmente, ecco, fuso e di cui noi cogliamo gli effetti purtroppo con la fatica, insomma, che comporta appunto il nostro intelletto umano che non è in grado di cogliere l'assoluta semplicità di Dio e del suo agire, ma deve fare queste distinzioni. Però è importante farle perché guai ad avere immagini distorte e deviate dell'Altissimo, no? Come prima ho detto, ma tu che immagine c'hai di Gesù e di Maria? Che cosa sono? Dei pezzi di ghiaccio, degli esseri estranei, che non si sa bene dove stanno. Il cuore di Gesù pulsa vivo nell'Eucaristia e il cuore della Madonna pulsa vivo di amore proprio ardente per tutti i suoi figli. Ecco, così dobbiamo fare attenzione alle immagini corrette, ecco, che abbiamo di Dio. E le immagini corrette sappiamo che sono lontane sia da quell'idea, ecco, grossolana di Dio che lo fa in nome della sua misericordia, una sorta di sciocco bonaccione, ecco. Così come è aliena dall'idea di Dio, quello che ne fa un terrorista, persecutore, severissimo, vindice e distruttore di tutto e di tutti. Ecco, sono immagini distorte, che certamente facendo leva l'una sulla misericordia unilateralmente considerata e l'altra sulla giustizia unilateralmente e grossolanamente considerata, distorcono l'idea di Dio e chiaramente ci allontanano da Lui, no? Perché sia l'una che l'altra non sono immagini adeguate. Facciamo sempre attenzione, è molto importante che stiamo, specialmente in questi tempi, le rivelazioni private, che sono perfettamente conformi alle rivelazioni pubbliche, non fanno altro che
confermarci nella visione corretta e adeguata che si deve avere dell'Altissimo, specialmente quando qualcosa dovesse essere falsata dentro la nostra mente. E ecco, facciamo in modo sempre di rimanere fedeli alla verità e di non allontanarci mai da essa, distorcendola col nostro uso distorto delle facoltà che Dio ci ha donato. O Divina Maria, sappiamo dagli scritti di San Luigi Monforte che la devozione a te ci tiene anche al riparo, come San Luigi scrive, dalle eresie e dagli errori, cioè, come abbiamo meditato, dalle immagini distorte di te, di Gesù e di Dio. E tra l'altro la devozione a te, che sei la perfetta conoscitrice sia dell'Altissimo, della Santissima Trinità, che del Verbo incarnato, perché della Santissima Trinità sei il gioiello, il capolavoro, il tesoro prezioso e l'innamorata. I vostri rapporti non sono immaginabili da mente umana. Del Verbo incarnato sei la madre, l'amica, la diletta. Anche qui la prima discepola e la prima innamorata del tuo figlio Gesù. Il Cantico dei Cantici ha detto qualcuno, giustamente è stato scritto per voi due, per descrivere l'amore tra te e lui. Ecco, aiutaci con la tua presenza, con la tua azione invisibile, profonda nei nostri cuori e anche con quella percepibile, attraverso le fonti di conoscenza con cui tu stessa ci metti a contatto, di avere sempre queste adeguate conoscenze di te e di Gesù per poter vivere con voi come voi volete che si viva e anche ad avere un'immagine adeguata, ecco, dell'Altissimo, che è un mistero di amore e di bontà assoluta, ecco, che diventa altro secondo il nostro modo di parlare, perché già questa espressione sarebbe molto discutibile. Solo quando noi, sempre secondo il nostro modo di parlare, lo costringiamo, ecco, Gesù che piange in mezzo a quegli sciagurati, ad essere altro, con la nostra protervia, con la nostra superbia, con la nostra arroganza, con il nostro consegnarci nelle mani dei demoni, fino a diventare una mezza specie di demoni incarnati, ecco, come Luisa notava, insomma, di quei circoli in mezzo a cui si era andato a trovare. La tua bontà ci tenga lontano da questo e la tua mano ci guidi nel cammino della santità e soprattutto aiutaci ad usare santamente e fruttuosamente il sacramento della confessione, a te tanto caro e da te tante volte ampiamente raccomandato.
nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per perdonarvi, vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santo. Vi benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.